No, Fè, io non mi sputtano così. In che senso, scusa? Io la canzone non la canto. No, perché? Ma dai, ma l'hanno chiesto, claro, non mi fa così, l'abbiamo deciso. No, non mi interessa. Caro Mirko, io non sono Bocelli e lui non è Giorgia. Che poi, tra l'altro, anche il contrario non potrebbe funzionare, Quindi, vuoi vederti la canzone, ascoltartela? Noi non la cantiamo, te la prendi in culo. eh? Vabbè, dai, ma perché bisogna essere così? Vabbè, però c'ha ragione. Cioè, non Sì, ci possiamo no. sputtanare così, Mirko. Mi dispiace tanto, quindi, niente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo quarto episodio del Fuck You Time. Oggi siamo qui con un ospite speciale, il nostro caro Claudio. Ciao a tutti. E siamo qui perché abbiamo pensato di fare questo video di merda. Ci abbiamo cazzato. Esatto. E quindi noi passiamo il nostro tempo su YouTube, soprattutto Due. io ininterrottamente, come un deficiente. E sono 6 mesi che sponsorizzo il canale di Claudio che non ha mai fatto un video. Vabbè. Vabbè. Allora, io comincerei con le domande ufficiali, visto che la prima era un po' così, tanto per Una merda. cazzeggiare, esatto. E Sergio Hernandez ci chiede: da quanto vi conoscete? Boh, tanto. Quanti giorni Tanto, c'hanno? 12 erano anni. 12 di più pure. 10 anni, 12 anni. Stavamo in un Ho palazzo. 13 anni io, quindi non penso di più, ma Va bene. come vuoi. Sì, più o meno. Comunque tanto tempo. Sì, Da sì. quando eravamo piccoli? Quando ero piccolo, piccolo. Piccoli, piccoli. Lui è ancora piccolo. Natale Malavenda ci chiede: secondo te Conte farà bene in nazionale e che giocatori dovrà puntare di più? Allora, secondo me sì, perché Conte è comunque un ottimo allenatore, al di là del fatto che stava alla Juventus e tutto quanto, e quindi secondo me Conte può far bene in nazionale. Giocatori vanno bene anche quelli su cui sta puntando adesso, i giovani comunque sono abbastanza promettenti. Secondo te, Cla? Sì, secondo me Conte è un buon allenatore, normale, come hai detto tu, purtroppo ha allenato la Juventus e si è rovinato la carriera. E quindi, però sì, può puntare benissimo su Zaza che sta in un buon periodo di forma, speriamo continuerà così. Anche il E anche Mosca, Immobile, anche Moscardelli, anche il Mosca che ora che. gioca una grande serie, la Serie C con il Lecce, ha già segnato un gol, bellissimo, un partito Incredibile, incredibile. incredibile. Alla Piccinini. Ok, passiamo alla prossima domanda. Questa è per te, Cla. Ti chiedono per che squadra tifi e perché. Tifo il Milan perché fatti i cazzi tuoi. Un bel FCT. Ho i miei motivi. Non ce li ho i motivi, però tifo il Milan, basta. Ciao. Ciao Francesco. Meglio che la Juventus, questo Meglio che la sempre. Juve, certo. Daniel Mantin mi chiede: fai attività extracurricolari a scuola? Ah ah ah, grande fra. Bella Dani, sì, io faccio attività extracurricolari a scuola. Che coglione questo che te chiede queste cose? Vabbè. No, ma la sappiamo lunga, perché nel senso che sì, io purtroppo ho una madre. Anche lui. Quindi ho una madre, come molti di voi, tra l'altro. E quindi sono costretto a fare cose inutili per la sopravvivenza di nuovo, tipo i British a scuola, corso d'inglese. Però se tagliamo troppo, No, regà. io No, no, io no. lui no. Però se tagliamo troppo, cioè, Daniel è uno di questi. E lui sa. Andiamo avanti. Passiamo oltre. Questa è sempre una domanda per me: a quanti iscritti vorresti arrivare e che genere di canzoni ascolti? Vabbè, gli iscritti rispondo io, magari le canzoni tutte e due. Allora, io non mi. Come obiettivo ancora non me lo sono messo l'obiettivo, però lo faccio principalmente come svago. No, non va. Vabbè, comunque come svago e poi vediamo quel che succederà. Il futuro si presenta sempre incerto per me. Ho detto una stronzata. Che genere di canzoni ascolto? Un po' tutto dipende dai momenti. Tu? Più o meno comunque. Sì, tutti, quelli più rap, però quello che mi capita Anche di perché ascoltare. ultimamente è più lui che mi consiglia le canzoni da ascoltare. Sono questo. Vabbè. Ascoltavi Allora, Yodelei. aspetta che qui passiamo alla settima domanda. Tiger Shark 1900 mi chiede: chi è il tuo cugino preferito? XD. Allora, sì, è lui, va. È lui, È è lui. l'edesma, Allora, sì, l'edesma. praticamente ragazzi, vi spiego. Io ho un cugino che purtroppo ha dei problemi mentali. Molti, riassomiglia all'edesma. Molto, tra l'altro penso che qua vi metterò, no, non vi metterò niente. E praticamente L'edesma. lui a questo punto, per farsi una vita quasi normale, ma forse sto esagerando dicendo normale, ha scelto la strada di YouTube con un nome Tiger Shark 1900. E quindi ragazzi, io saluterei. Saluterei.
Ciao. 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 Ciao caro mio. Mi fai pena. Ciao cuginetto. Ciao. Ciao. E comunque non sei tu il suo cugino che fa. Vabbè, Sergio Milano mi chiede come modifiche o editi i tuoi video. Wondershare Video Editor, raga, ve l'ho detto mille volte, quindi è un programma per editing. Mi sono scaricato la versione craccata, che è quella che in pratica toglie la scritta davanti, quindi Wondershare Video Editor. La penultima domanda ce la fa Alessandro, che ci chiede: quali sono i vostri 5 calciatori preferiti? Cominci te, dai, Cla. No, cominci te. Comincio io? Sì. Allora, dal primo posto ci metterei il capitano. Il capitano, perché sennò poi magari c'è qualcuno che, se non metto Totti, mi urla dietro. Comunque, sì, oltre al fatto che il capitano è il mio calciatore preferito. Poi, dopo Totti, per forza di cose, ci metto Neymar, perché lo adoro come calciatore. E poi un grande. E al terzo posto chi ci potrei mettere? Perché non vorrei dimenticarne di giocatori. Mi piace molto Mertens, però magari sul podio non ce lo metto. Sul podio metterei uno come CR7 e poi Mertens, e al quinto posto ci metterei Ibra. Voi chiederete perché così giù, non lo so, perché ho fatto una classifica così al momento a cazzo. Beh, io partirei con Neymar, perché Neymar, basta, non c'è da dire altro. Non c'è da dire, non ci sono più parole. Poi metterei Ibrahimovic, che secondo me è una delle punte più forti di tutti i tempi. E poi CR7 non mi entusiasma più ormai, quindi metterei Messi, che a me è sempre piaciuto anche come persona. Vediamo, Menez, perché mi sta piacendo molto in questo periodo. Quanti ne hai detti io? 4. Ah, ok. E poi Di Maria. Di Maria, sì, è vero, Di Maria ci può anche stare. L'ultima domanda ce la fa Francesco. Sei un pezzo di merda, fate una gara di palleggi. Bevi l'acqua, senti starto. Che cognome. Vabbè, grazie Fra, tu mi vuoi proprio male. Andiamo, facciamo questa gara di palleggi. Ok, siamo qui in piazzetta per fare questa gara. Come sentite? Prontamente. Noi siamo arrivati e i cani abbaiano. Quanti sento? Cazzo, vabbè. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Io come al solito vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino qui sotto, una domanda per il anche al prossimo. Mio, iscrivetevi, perché metterò video bellissimi. Soprattutto molti, ne sta mettendo molti ultimamente. E lasciate una domanda per il prossimo episodio delle FAQ. Mi è stato chiesto di rispondere. Casa di merda. Guarda, tu vivi qua vicino, ti vorrei ricordare. E quindi? Molto più bella la casa mia. Di merda. Continuiamo. Più che altro la connessione è di merda, ne sanno qualcosa anche loro. Comunque, che dicevo? Ah sì, mi è stato chiesto se continueremo a fare sfide su FIFA o comunque gameplay con Claudio. La risposta è sì, non l'abbiamo fatto in questo periodo perché non è che dobbiamo farle sempre. Però sì ragazzi, le faremo e prima o poi faremo un altro Fede contro Claudio. Quindi bella a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.